Se facessimo una cosa del genere ripetuta, senza cambiare troppo la vignetta, vedere per un lettore questa cosa qui, ripetuta, cioè annoierebbe. Quindi forse funziona più che altro come cose umoristiche, tipo quelle di Charles Sì, quelle diciamo sono strisce. E quindi sì, comunque Rattman stesso comunque cambia, perché comunque anche se comico prende molto al fumetto americano, quindi cioè crea una sorta di parodia per quel tipo di parodie molto dinamiche. Mentre le strisce sono tre vignette, magari quindi sono ripetute. Quindi per fare. Per animare diciamo le persone qua c'è un picchio di scamotaggio come queste ravvicinate, quinte, cose messe in dettaglio. Che se facciamo questi due che parlano, magari la seconda vignetta si è magari il tizio dal basso, diciamo, no? Che parla. È già momenti la scena. Alla terza possiamo vedere nel dettaglio tipo, che so, una gamba di uno e l'altro tizio così che parlano uguale. Cioè, già abbiamo visto il modo di variare una scena di persone in base. E quindi già è una cosa in più che si era mai detto. Allo stesso modo possiamo fare delle scansioni di tempo, nel senso possiamo arrivare da questa figura a questa figura in una vignetta, cioè possiamo mettere solo questo, magari mettiamo un po' di ambientazione, mettiamo un po' di per dire, potremmo partire da questo, fare un po' di ambientazione, la vignetta grande, metti un albero, una cosa del genere, e poi metti il balloon e parlo tipo in un'unica vignetta senza fare tipo il processo di scansione temporale. E già questo succede un tempo solo. Mentre possiamo aggiungere molte più vignette, molti più dettagli per rallentare molto la situazione. Qui stiamo facendo appunto la regia del nostro fumetto e quindi dobbiamo scandire il tempo, dobbiamo a seconda del tipo di... Esatto, la seconda per un pugno, può essere un pugno immediato per dire una vignetta sola e se scende tutto, o può essere magari vista rallentatore che si prepara e si avvicina, e quindi è una scansione temporale del fumetto. Stai dando tu il ritmo quindi poi a seconda della scena può essere una cosa abbastanza personale quando si fanno fumetti amatoriali, questo tipo di cose così. Tutto questo anche per le scene di azione, dipende, sta a noi quello che vogliamo fare. Dunque, se volete possiamo provare a fare una mini sceneggiatura e vedere di sviluppare la storia a seconda di quella che vogliamo fare. Quindi, dobbiamo trovare un pretesto, cosa vogliamo disegnare? Avete idee? Un po' di azione, un po' di... Scegliamo ambientazione, se fanno un giorno di notte, potete scegliere voi questa sta voi, l'ambientazione metropolitana, l'ambientazione fantasy, l'ambientazione non lo so, voi vai in campagna, quindi in città, potete fare quello che volete. Qualsiasi cosa vi aggrada e potete divertirvi appunto facendo le scene. Vi spiego un po' quali sono le inquadrature principali di un fumetto. Allora abbiamo il campo lungo che è la scena vista diciamo da lontano, quindi vediamo molta ambientazione e solitamente questa scena il campo lungo è usato per entrare all'interno della storia. Magari vediamo la città dall'alto, tutti i palazzi dall'alto, in prospettiva c'è tutta la città, magari mettiamo un elicottero di quinta, qualcosa così per entrare nella scena e c'è la città appunto, e solitamente viene usata in molti film, avete visto, adesso se c'è una serie televisiva tipo CSI New York per dire. Ogni puntata inizia con la veduta di New York, dall'alto e la telecamera che si impiega in città. Quindi questo è per entrare
diciamo, a contatto con la storia per far vedere dove è ambientato, un escamotaggio non detto, però è ovvio che per capire dove è ambientato la storia prima di tutto si vede il paesaggio, le condizioni atmosferiche, tutto questo. E quindi già siamo a contatto con la storia. Poi c'è il campo medio, che è una ravvicinata, diciamo, al campo lungo, già comincia a vedere magari da lontano i personaggi che saranno al centro della situazione e che poi agiranno nel proseguimento. Il campo corto, magari vediamo la totale della scena, cioè la scena si vede quello che sta succedendo, vediamo bene i personaggi che stanno vedendo, magari a figura intera, quindi vediamo un po' il contesto in cui stanno e quello che stanno facendo, cioè già vediamo proprio l'azione. Poi avvicinandoci di più c'è il campo americano. Il campo americano praticamente la figura è tagliata, diciamo, un po' sopra le ginocchia. Nel campo americano c'è mezzo busto, la figura è mezzo busto. Primo piano, la figura è dettaglio. Queste sono le fondamentali quadrature, diciamo, del fumo. Usando questo tipo di quadro, appunto, vado a giocare nel raccontare la storia. Se avete in mente qualche cosa, disegnate, fate il layout. Il layout non è una cosa su cui dovete perdere molto tempo, perché quella è la prima fase per vedere appunto il totale della scena. Poi in un secondo momento vediamo di definire questo tipo di cose. Quindi volete mettervi al lavoro, io vi seguo. Quindi libera, sceneggiatura libera, tutto lì. Sceneggiatura libera, quello che puoi raccontare, e poi vediamo. Una pagina sola? Una pagina sola, e poi vediamo l'inquadratura migliore per raccontare quel tipo di storia. Quindi se vuoi anche tu. Prima si possono fare le vignette a parte e poi metterle in un unico layout. Sì, diciamo, io consiglio dopo di suggerire la vignetta a parte di fare l'insieme della tavola. Se c'è 5 vignette. Magari sai che nella terza succede l'azione, il pugno, quindi ti fai una vignetta, due, magari la terza più grande, 4 e 5, quindi magari già stai vedendo l'insieme della tavola e ti vede già se va bene, se funziona, e comunque poi tipo sai che deve succedere determinate cose, poi questo è difficile, te la studi a parte. Sono in quella due senza balloon. Facciamo finta ci sono balloon, quindi calcolatevi lo spazio, perché se disegnate troppo magari voi non sapete dove metterli. Quindi fate finta che parlano, comunque calcolatevi un balloon, una balluna vignetta e vi calcolate lo spazio. Ovviamente poi un'altra cosa probabilmente mi sono scordato. Il nostro senso di lettura è da sinistra verso destra. Quindi per fare un'azione, se fai tipo da sinistra verso destra l'azione, il nostro occhio legge più veloce, cioè che scorre così. Quando la vuoi rallentare, la fa al contrario, perché secondo il nostro senso di lettura, appunto, tipo, tendi ad andare tipo all'indietro, cioè se uno dà un pugno così, che va da questo lato, sembra più veloce rispetto alla stessa immagine di uno che dà un pugno dall'altro lato. Perché? Appunto perché il nostro senso di lettura ci porta a leggere più velocemente e più dinamicamente un'azione vista da sinistra verso destra. Quindi la semplice impressione anche. Sì, sì. Infatti, l'impressione occhio è quella portata dal nostro livello. Infatti, molti manga, se ci fate caso, sono contrari, perché lo senso di lettura è diverso. Quindi per lo stesso motivo molte cose le fanno al contrario nostro e quindi comunque questo senso va dato a tutte le vignette, quindi questo senso a questa narrazione. State molto attenti a raccontare che comunque ci sia un percorso, cioè che comunque sempre ci sia un movimento nel modo di raccontare. Non facciamo troppi cambi repentini di camera, nel senso se un personaggio va da questo lato e poi lo disegni magari al contrario, si perde un po' il senso della narrazione. Quindi vediamo un po' di fare una narrazione fluida e vi aiuterò appunto mentre siamo la scena iniziale, diciamo la vignetta, diciamo, si
magari non fai vedere bene cosa succede, ci sono i personaggi di questi qua, magari e può essere tutto, può essere questa, tipo magari quanto tutta la pagina, quelle vignette tipo mi portate qui e di fare un po' di sopravvivenza, cioè poi dipende da quello che stai narrando. Questo è più o meno 5 vignette, non via 2. Fumetto francese, poi dipende, il fumetto francese è diviso sempre in quattro strisce, quindi posso esserci anche 16 vignette, se per alcuni pagelli, è stampato pure grande. Mamma, quando volesse avere accostato? Ma la storia magari sai di dire che è un nodo, se segui la sceneggiatura vedi la 100 vignette che devi fare, diciamo dipende ormai da tipo di lavoro che stai facendo. In America appunto, per quanto mi riguarda, io ho avuto il sceneggiatore in media sulle 5 vignette, quindi la media è quella, diciamo, c'è uno splash page, non c'è una sola, ci sono magari tre vignette, quindi dipende da tante cose. Poi appunto potete anche farne in media 5, potete farne di più se potete scambiare il tempo, divertirvi, iniziate a raccontare e vediamo un po' la cosa migliore. Vabbè, penso, tu hai pensato alla storia già? Cosa malintenzionati, però prima che possano fare qualcosa arriva questo eroe, diciamo, solo che lo prende in santa ragione, ed è lei che lo salva, questa è l'idea. Vabbè, io penso che con quattro strisce è molto giusto, la striscia puoi far vedere lei che esce, la seconda striscia puoi far vedere che sono i malintenzionati che cercano di fare qualcosa, terza striscia l'eroe e nell'ultima striscia magari fa vedere che le ha prese, quindi poi ti gestisci magari le vignette all'interno della striscia tu, cioè magari la prima la striscia basta, nella seconda magari stai diciamo per fare insieme vignette, però per scandire il tempo e per dividere diciamo le sequenze, quattro strisce penso che potrebbero andare. Cosa succede in questa storia? Io che avrei bisogno di un bagno qua, non lo so. Come finisce? Tra l'altro so. Conviene fare una cosa, perché se prima c'è questo, è meglio al centrale. Non lo so, è meglio, però è ovvio che qua puoi dare una confusione al lettore, se fai un'altra vignetta qua in mezzo potrebbe fare 1, 2 e 3, cioè se invece è questo, invece almeno devi farle uguali, questa più grande e questa più piccola, un'altra sotto, però devi stare attento a queste cose, diciamo, per non fare confondere tra la
idea, volevi dare un senso di lettura, diciamo, e poi puoi cercare di variare anche le camere, tu c'è questa frontale, magari questa di dietro, metti un personaggio di qui che guarda una cosa tipo magari del genere, la testa del personaggio qua di quinta, e lei che parla qua. Qua dico così è già stai muovendo la telecamera, no? Quindi divertiti un po' a muovere, anche perché è fondamentale non annoiare il lettore. E poi mi sono detto cosa hai pensato alla tua storia? Sì, sto provando a fare, insomma, la città poi me la sto avvicinando verso l'interno e tipo fare una confusione in mezzo alla strada, ma poi sto cercando di simulare tipo un incidente automobilistico, quindi iniziare a fare un po' la confusione, avvicinarmi all'interno della società e poi non lo so, fare transenne e poi dovrebbe intravedere, diciamo, l'eroe di turno che entra alla finestra. Nell'entrare si ferisce con i vetri, cadendo si sleva una caviglia e poi tipo i due dovrebbero essere scioccati nella stazione. E qua di sì, esatto. Volevo fare la vignetta un po' più grande, per fare proprio per abbiamo la pagina insieme, poi c'è un po' di scena.
una prospettiva magari all'interno della città e la metropolitana magari, magari le piazzale con tanta gente alle spalle. Cioè, anziché parlare piatto, vai un po' dall'alto, tipo, ti vedi la situazione, un po' di città, di palazzi, di vetro, non so, tipo, per creare un po' l'atmosfera metropolitana, ci metti il traffico. È ovvio che per fare una cosa del genere bisogna, quindi magari la vediamo un po' più da lontano e poi c'è una ravvicinata, magari ci sta la ragazza, sì sì, così io quello alle spalle. Quindi vabbè, appunto, vedi, qualcosa da fare, tipo anche l'ingresso, c'è cioè, di studi diverse vignette, l'ingresso della metropolitana qua, che sta salendo le scale, è appena uscita, già capisci che è appena uscita dal metro, ma altre persone magari stanno salendo. Ovviamente non devi perdere l'impatto di quello che stai facendo, quindi non devi perdere molto tempo a fare nessun gioco. Poi quando avrai la documentazione, definirai, saprai come definirlo, però già avere un'idea sul tipo di inquadratura che si vuole dare ti può far trovare documentazione azzeccata. Magari a volte può essere ispirazione, vedi una foto, vuoi conoscere sul francese, quindi ormai si conosce, diciamo, quindi il castello sai che avrà magari delle cose per ricevere le gerarchie, quindi già ti puoi studiare soltanto il codice che hanno fatto anche sapere per dargli vita, diciamo, quindi sarà all'esterno del castello. Quando fai vedere il castello ovviamente che lo metti, cioè che già si incomincia a capire e non capire di quello che stai andando a fare, poi quando si vede hai la certezza di essere però quando ti parla l'ambientazione per capire il contesto, cioè queste piccole cose vanno studiate, no? Oppure è più grande, però c'è cioè, questa volta dal basso, magari la puoi fare anche dall'alto, cioè puoi fare tipo questa una sorta di censura, tipo lui aperto, vedere tutto aperto e poi fa un puntino nero, no? Dove c'è la cosa, magari ti fa una cosa di questa, sì, una cosa divertente, però poi magari davanti, da mercanzare.